Amiche e amici di Super J, buonasera, benvenuti alla settima puntata della settima stagione di Super Basket. Siamo ovviamente in diretta sul canale 16 su Super J, operativo anche il nostro numero WhatsApp 392-43-49-528, quindi vi invitiamo già da adesso ad inviarci i vostri messaggi. Ringrazio Francesco Di Carlo per quanto riguarda il coordinamento in regia. Siamo pronti per parlare appunto delle partite che si sono disputate lo scorso fine settimana, con uno sguardo anche agli imminenti prossimi turni, e cominciamo con il presentare i nostri ospiti in studio. Torna a trovarci la sua prima ospitata per quanto riguarda questa stagione, Ivan Biston. Ciao Ivan, bentornato. Ciao Lorenzo, buonasera a tutti. Con te parleremo veramente a 360 gradi, Ivan, quindi non ho legami, con cui posso parlare apertamente. Liberamente, assolutamente. Poi saluto con piacere Lucrezia Coser, giocatrice delle Panthers. Ciao Lucrezia. Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuta, parleremo della bella vittoria delle Panthers importante. E poi Chieti che si riscatta alla grande, ne parleremo con Alberto Serafini che torna a trovarci. Ciao Alberto, bentornato. Buonasera a tutti. Parleremo appunto di questa bella vittoria ottenuta appunto sul parquet neutro di Scauri contro Cassino, davvero una vittoria fondamentale per Chieti. Roseto che continua a vincere e a convincere, capolista del proprio girone, ne parleremo con il direttore sportivo Marco Verrini che si andrà a collegare tra qualche minuto. E torna anche a trovarci l'amico Federico Di Domenico, sempre in collegamento. Ciao Fede. Ciao Lorenzo, buonasera a tutti. Bentornato anche a te. E allora, con l'aiuto della grafica, cominciamo dalla serie B1 praticamente, quindi andiamo a vedere quello che è stato l'ultimo turno con i risultati e la classifica. Appunto, vedete l'ottava giornata completa, Roseto che batte nettamente Sant'Antimo, però è stata insomma una partita particolare, ne parleremo con i nostri ospiti, ma comunque arriva l'ottava vittoria su 8 partite per i biancazzurri, 99-74 il punteggio. Chieti che dopo due tempi supplementari batte la Virtus Cassino 79-88, e poi tutte le altre partite con insomma il tonfo di Livorno netto contro la Virtus Roma 40-82, la formazione toscana che è stata pesantemente contestata dai propri tifosi, Ruvo invece che continua a vincere e a tallonare i biancazzurri in classifica. Quindi vediamo, grazie Francesco, proprio la classifica. Roseto che comanda saldamente in solitaria appunto a quota 16, Ruvo di Puglia che segue a 14, via via tutte le altre squadre, con Chieti che appunto ottiene una vittoria molto molto pesante e sale a quota 8 punti in classifica. Io comincerei, in attesa appunto di collegarci anche con il DS Verrini, inizierei proprio dal successo ottenuto da Chieti sul parquet di Cassino nel turno appunto anche di sabato, sul neutro di Scauri appunto per essere precisi, contro Cassino. Andremo anche a vedere le immagini, insomma le clip di questa partita. Beh Alberto, una vittoria tosta, ne parlavamo anche, ne abbiamo parlato ampiamente a microfoni spenti, vittoria di carattere veramente, contando anche la difficoltà del match. Assolutamente una vittoria che ci ha dato grande morale, soprattutto per come è arrivata, perché più che una vittoria di tattica è stata una vittoria di cuore, cioè abbiamo preso il cuore veramente gettato oltre l'ostacolo, perché giocare fuori casa, vincere dopo due tempi supplementari come abbiamo vinto noi, ci vogliono veramente grandi attributi, e devo dire che è una vittoria che ci ha dato morale e soprattutto, come ti dicevo anche a microfoni spenti, per come è arrivata, perché magari non interessa a nessuno, però siamo partiti alle 3:30 del giorno stesso, siamo arrivati alle 6, 5 minuti di riscaldamento, pronti via, palla a 2, e sei andato lì e hai vinto, quando rischiavi di andare lì e fare la pasquetta. Quindi Lucrezia che sorride, perché giustamente giocando anche lei, insomma Lucrezia, non è proprio semplice, come ha detto Alberto, scendi dal pulmino e giochi. Certo. E vinci anche. No, insomma, assolutamente, cioè andare in trasferta è sempre una difficoltà, a maggior ragione se è lunga e se si arriva poco prima della partita, insomma le ginocchia sono ancora sul sedile di fronte probabilmente. Infatti Alberto giustamente diceva, Alberto, che ti sei dovuto smontare le gambe e poi rimetterle col in pratica. Col crick lo rimontate prima dell'inizio della gara, no, scherzi a parte, devo dire. No, però comunque un dettaglio secondo me, cioè
con sempre col famoso poi senno di poi, comunque a vittoria acquisita, è giusto anche dirlo, perché non era semplice. No, certo, assolutamente, poi sfido chiunque a dire che Chieti si sarebbe trovata a 4 vittorie e 4 sconfitte a questo punto del campionato. Lungi da me voler fare dell'autoerotismo, perché non no, tu penso sei, esatto, no, sei la persona che è più lontana. Certo. La verità è questa, abbiamo vinto 4 partite, di cui 2 fuori casa, veramente in maniera difficile, con grandi attributi, ne abbiamo perse altrettante, forse in maniera anche meritata e con scarti importanti, però siamo una squadra che sta lavorando, sta crescendo, siamo composti principalmente da ragazzini. Certo. Io, che ho 32 anni, sono il più grande della squadra, no, forse Claudio è il più grande della squadra, ma insomma siamo lì e il resto sono tutti ragazzi 2000, 2001, quindi abbiamo ampi margini di miglioramento, visto che salto. quindi, ci stai, no, ci siamo, stai. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto fino adesso, però sappiamo che la strada è ancora lunga, anche perché questo girone è tremendo, questo campionato è tremendo, adesso abbiamo 4 partite in 10 giorni. Esatto. Vedremo. Ne parleremo e poi ne parleremo anche di questa formula, perché mi incuriosisce anche sapere, insomma, il parere di chi poi va a giocare in campo. Ivan, tu di partite, insomma, ne giocate tantissime. Questa era una di quelle partite, insomma, io alla vigilia mi ero detto, beh, per Chieti è veramente difficile, perché poi Cassino, insomma, in maniera, come si dice, tradizionalmente una squadra ostica, Alberto me lo ha pure insomma, mi ha confermato questo, e Chieti anche il modo in cui l'ha vinta, perché a un certo punto Cassino è andata in vantaggio, insomma, sembrava veramente persa, sfoderato una prestazione incredibile. Concordo anche, poi chiedo a te, insomma, il tuo parere sul fatto che Alberto giustamente diceva: vorrei vedere in quanti avevano pronosticato a questo punto della stagione Chieti a quota 8. È proprio questo, direi che per me fino ad oggi, e speriamo che la cosa continui anche per tutto il resto del campionato, è la squadra più sorprendente del girone. All'inizio, come diceva giusto Alberto, ho visto tanti ragazzi, dico, ma speriamo bene, perché questo è un campionato molto molto difficile. Secondo me questa B della B è molto più forte dell'altro sì, il girone sì, del girone, assolutamente. Per cui ogni partita veramente è una lotta, è una guerra. Io sono molto contento che i ragazzi abbiano questo entusiasmo, anche perché c'è stato un'estate abbastanza difficile per Chieti, quindi ripartire quasi da zero e trovarsi adesso in queste condizioni significa che alla fin fine i ragazzi sentono molto attaccamento alla squadra, e probabilmente forse meriterebbero anche di più che la gente partecipasse più, perché loro veramente stanno facendo l'impossibile. Assolutamente, chiedo anche un parere a Federico in collegamento. Fede, anche per riaggiornarci, insomma, dopo le tue assenze, comunque appunto il campionato lo stai seguendo. Ecco, Chieti oggettivamente in questo momento sta stupendo per quanto, insomma, sta producendo in campo, ma soprattutto, anche come diceva Alberto, è una squadra molto giovane, è una squadra completamente nuova. E davvero qui ha ottenuto appunto un successo importante che le dà ulteriore slancio. E tra l'altro Chieti ha fatto anche delle vittime illustri, Livorno su tutte. Fede? Sì, Chieti continua a stupire, nessuno gli sarebbe aspettato di vederla 4-4 all'ottava giornata, soprattutto perché se andiamo ad analizzare anche quello che è stato il calendario di Chieti in questo avvio di stagione, hanno già affrontato 4 delle prime 6 in classifica, perché Gemma Montecatini, Ruvo, Luis Roma, non ricordo la quarta, appunto Livorno, che ha battuto in casa, quindi anche un campionato, un calendario in salita in avvio, e nonostante questo sono 4-4, quindi visto e considerato che alla vigilia della stagione veniva considerata quasi come una squadra materasso, una squadra costruita in ritardo tra mille difficoltà, nessuno si sarebbe potuto aspettare un avvio del genere. La vittoria di Cassino conferma il fatto che Chieti può essere una mina vagante di questo girone, come ce ne sono tante altre, perché è un girone difficilissimo in cui non ci sono pronostici chiusi, però Chieti sta davvero andando oltre ogni più rosea aspettativa. Assolutamente, intanto lo vedo collegato dal monitor di regia, quindi ci dovrebbe anche sentire, io lo vedo, saluto il DS biancazzurro Marco Verrini. Ciao Marco. Ciao, buonasera a tutti.
Buonasera a te Marco, grazie ovviamente per dedicarci il tuo tempo. Marco che è in hotel insieme insomma alla squadra a Montecatini, domani ci sarà questa partita importante. Prima però appunto di coinvolgere Marco Verrini, torno per un secondo qui in studio da Alberto. Alberto, anche sul discorso dell'esperienza che stai facendo con coach Lino Lardo, con Luca Garri, insomma ne parlavamo poco fa. Vorrei anche che insomma, lo dicessi a microfoni aperti, abbiamo avuto modo di ospitare il coach qui in studio. Può essere, ti chiedo, il valore aggiunto, deve essere il valore aggiunto per quest'anno? No, non è che può essere, senza dubbio il valore aggiunto di questa stagione, lo dicevo prima a te a microfoni spenti, ma non ho nessun problema a ridirlo. Certo. Il coach, al di là dei suoi meriti tecnici, che sono indubbi, perché cioè, ha fatto una finale scudetto, ha allenato la Nazionale, la Virtus Bologna, l'Olimpia Milano, cioè non è una cosa che è in dubbio, ha una gestione del capitale umano che è fuori dall'ordinario, che come ti dicevo mi ricorda un pochettino quella del mio maestro Jedi, tuo padre, e li trovo veramente due persone fuori dall'ordinario, incredibilmente umane nella loro quasi divinità, cioè soprattutto per quanto riguarda, come ti dicevo, la gestione del capitale umano, in grado di far sentire tutti quanti parte di qualcosa, certo. Soprattutto in questo momento in cui ci sono mille difficoltà, riusciamo ad avere la testa focalizzata sulla partita, nonostante, ecco, come dicevamo prima, la B1 è un campionato praticamente 1-2 senza americani. Esatto. E deve essere sostenuto da delle strutture, da delle figure che ti aiutano a gestire gli impegni. E noi al momento tutte queste cose non ce le abbiamo tanto, perché la società ha preferito investire sul capitale umano, quindi su certo. Allenatore, vice allenatore, responsabile dell'area tecnica Nino Marzoli, che è un'altra figura quasi leggendaria nella pallacanestro abruzzese, però tutto il resto ecco, un pochettino è deficitario. Nonostante tutto noi riusciamo a essere abbastanza focalizzati sulla partita, sui nostri obiettivi, sulla pallacanestro, che non è una cosa secondaria, ecco. Assolutamente. Lucrezia, mi veniva da pensare anche un paragone con voi, cioè squadra molto giovane, tu sei la nonna praticamente, perché abbiamo scoperto che sei tu il soprannome che ti sei data, no, ma ovviamente scherzi a parte, capitale umano, diceva Alberto, fondamentale anche nel progetto Panthers, ti chiedo Lucrezia, insomma innanzitutto essere un gruppo, io modo anche di vedervi esternamente, trasmettete questa idea, Lucrezia, di essere molto unite? Assolutamente sì, poi il paragone anche sulla squadra molto giovane, appunto mi hanno soprannominata nonna, ma alla veneranda età di 26 anni. Ecco appunto, quindi, esatto. Poi sicuramente l'età non va di pari passo con l'esperienza che hanno sul campo, perché abbiamo appunto giocatrici che sono state in nazionale, giocatrici certo. che hanno fatto già esperienza in squadre che hanno fatto anche la promozione in A1, e quindi insomma sicuramente l'importanza di questo gruppo è che siamo tutte necessarie allo stesso modo e abbiamo una rotazione ampia, perché siamo 10 giocatrici che possono scendere in campo e quindi sicuramente è fondamentale che ognuno si senta importante e che ognuna riesca a dare il proprio contributo in campo. Assolutamente, poi ovviamente andremo ad approfondire il discorso. Allora, per passare adesso ai biancazzurri, insomma a Roseto, che ha ottenuto l'ottava vittoria su 8 partite, prima di coinvolgere Marco, andiamo ad ascoltare, comunque traiamo spunto dalla conferenza stampa dopo la vittoria contro Sant'Antimo, ascoltiamo coach Franco Gramenzi e poi commentiamo qui studio. Correva una partita con molta attenzione e con un ritmo alto, proprio sfidarli anche al loro ritmo. Perché la cosa che mi piace anche di questa squadra avversaria di oggi è che loro hanno sempre un ritmo alto di gara, non partono un po' come noi, quindi è una cosa che io apprezzo. Quello che ha funzionato molto bene all'inizio, perché eravamo più attenti in difesa e anche molto attenti in attacco, dove abbiamo subito il rientro? Nel secondo quarto, negli ultimi 5 minuti del secondo quarto, noi abbiamo un numero di palle perse dove subiamo la palle persa, se non sbaglio, 11 punti e abbiamo subito altri 8 punti da secondi tiri, di cui penso 4 nel primo quarto e 4 nel secondo. Quindi nel secondo ci sono questi 15 punti da palle perse, perché sono state quelle che hanno riaperto la partita, le nostre palle perse, dove anche per eccesso di altruismo in alcuni momenti non abbiamo tirato e abbiamo perso la palla. Quelli sono stati gli errori.
la grande capacità, come hai detto tu, che sono ripartiti. Poi ovviamente ringrazio anche il pubblico, perché nel momento in cui c'è stato l'episodio di Traini, sì, eravamo 8 punti avanti, però lì la pressione del pubblico si è sentita, e quella alla squadra dà una grande spinta. Quindi è stato lì davvero si è sentito quello che è Roseto, no? Per cui ancora una volta grazie, come sempre partecipi, e quindi ritengo che la scuola debba ripagarli sempre con prestazioni buone, debba essere sempre pronta, sempre con alti ritmi, perché è giusto che chi viene a vedere la partita provi a divertirsi, insomma, non veda una cosa troppo lenta e compassata. Sì, sono tanti, tanti chilometri che pesano, perché poi anche domenica ci sarà un'altra trasferta, sono due trasferte consecutive, quindi con l'infrasettimanale diventa abbastanza pesante. Sarà importante il recupero e sarà importante andare a affrontare un avversario forte al nostro livello. Questo sarà, quindi ci prepareremo al meglio per questa gara. Allora, queste le dichiarazioni di coach Franco Gramenzi sulla partita vinta contro Sant'Antimo e sull'imminente match che si giocherà domani, appunto, e che vedrà di fatto un vero e proprio scontro diretto. Marco, facendo insomma un passo indietro, analizziamo anche questa vittoria, l'ottava, insomma, contando anche le due in Supercoppa, sono 10 di fatto vittorie su 10 partite, ma al di là delle statistiche direi che ancora una volta, Marco, sono arrivate delle conferme sul carattere che ha questa squadra, anche nel risolvere insomma situazioni in cui può andare in difficoltà, come ha detto il coach, insomma si trova sempre la soluzione, sempre poi un gioco corale, un gruppo nel vero senso del termine. Marco. Sì, direi che la difficoltà più grande che potevamo avere, no? Dopo aver costruito un roster così comunque profondo, lungo, poteva essere proprio esattamente poter avere la difficoltà della gestione delle risorse, soprattutto dovevi valutare bene la costruzione del roster e anche l'aspetto caratteriale di tutti. Che ovviamente non basta mettere dentro 10 giocatori forti, li metti lì, se poi non hai delle qualità umane importanti, magari si creano degli attriti l'un con l'altro, il gruppo non risponde appieno e quindi poi i risultati non sono proprio quelli che stiamo vedendo. Quindi quando costruisci un roster profondo devi vedere soprattutto i valori umani, se sanno giocare insieme, il saper giocare insieme, il saper passarsi la palla, il volersi passare la palla. E questo diciamo che è stata la sorpresa, fra virgolette, la più bella dell'inizio di stagione che abbiamo fatto, perché comunque dei dubbi vuoi non vuoi ce li hai quando costruisci un roster profondo, però sembrano veramente dei ragazzi super che hanno voglia di giocare insieme. Quindi se poi vanno questa voglia di giocare insieme va unita alla qualità, tanta qualità che hanno, al momento i risultati sono questi. Ivan, Marco come sempre insomma era uno che faceva tanto canestro, dava anche degli assist, quindi quando giocava, adesso colgo questo assist perché è interessante, poi è partito anche tutto da Alberto, capitale umano, Marco Verrini che dice gestione umana, e in effetti, cioè, non dico il segreto sta lì, però questa è una squadra che ha 10 giocatori, 10, ne parlavamo anche poco fa a microfoni spenti, cioè il decimo gioca titolare in tutte le altre squadre, è davvero, è bello vedere, e tu lo vedi insomma in ogni partita, questo divertirsi insieme, anche i giocatori che abbiamo avuto fin qui ospiti ce lo hanno insomma detto, non hanno smentito questo fatto, cioè il divertirsi, lo stare bene insieme, fuori dal campo e automaticamente dentro. Tu hai giocato insomma con grandi campioni, con grandi squadre, ritrovi un po' queste dinamiche insomma. Allora Lorenzo, e questa è una squadra polifonica dove hanno un grande direttore d'orchestra che è Gramenzi, il quale riesce a gestire questi ragazzi, sono due quintetti che si possono interscambiare senza il minimo problema. Ti assicuro che se io in una squadra così non sarei riuscito, o parecchi anche i miei compagni non sarebbero riusciti a rimanere, perché noi eravamo abituati a giocare 30-35 minuti, certo. Se non 40. Dipendeva solamente dal fatto di fare i 5 falli oppure di lasciare magari giocare gli ultimi minuti qualche giovane per farli scendere in campo.
Io guardo un po' le statistiche, normalmente giocano 15, 16, alcuni 20, la maggior parte 20, raramente superano i 20 o 25. Per cui non è facile per un giocatore entrare e rendere subito al massimo, ci vuole veramente una mentalità, ma soprattutto ci vuole il capo che riesca a organizzarli, a centellinarli in tutte le maniere, perché devono tenere poi per tutto il campionato questo andazzo. Per cui è doppiamente bravo Franco Gramenzi, secondo me. Io mi chiedo tante volte, o mi chiedo quando vedo la partita, ma quando allenava Buoni non era un giocatore che poteva giocare un quarto d'ora o 20 minuti, perché avrebbe fatto venire giù il palazzetto. Per cui lui l'ha avuto anche come giocatore. Certo. Evidentemente è talmente intelligente che adesso è capace anche di gestire questi 10 ragazzi che sono intercambiabili. Ma non è facile, credimi, non è facile. Noi giravamo in 6-7, considerando che il settimo era un giovane di buone prospettive come Rizzi, eccetera. Quando giocavamo in Coppa Europa eravamo in 8 massimo. E ti assicuro che c'era qualche cosa che non andava, qualcuno di noi anche mugugnava. Anche lì poteva crearsi qualche problema. Poi, siccome vincere aiuta a vincere, siccome quando vinci va tutto bene, tutti sopportano, va bene così. L'importante è che la squadra continui a vincere e soprattutto che Gramenzi riesca a gestirli, perché devo poi tenere le condizioni per tutto il campionato giocando poco. Certo, devi crearti una certa mentalità, evidentemente sapendo che giochi solamente un quarto d'ora o 20 minuti effettivi, evidentemente tu dai subito al massimo, spari subito al massimo, certo. Sia in difesa che in attacco, certo. Ma devi entrare in questo ordine di idee, non è semplice, è facile per niente, anche perché quando entri in campo, specialmente per chi ha una struttura abbastanza forte, io a quei tempi avevo una struttura abbastanza forte, mi ci voleva per carburare, Meneghina ancora di più, ci voleva quei 2, 3, 4, 5 minuti per carburare, per entrare in partita. E qui rischi di essere cambiato, quindi non è facile, credimi. È un po' come gestire una nazionale, ecco. Chiaro. In nazionale, tu sai, ci sono 12 giocatori, poi quelli che giocano effettivamente sono massimo 10, 8, 10. E per cui è come gestire una nazionale. Una situazione veramente particolare, ben gestita. Io, e poi chiameremo la nostra prima pausa. Marco, anche su questo dato comunque mi interessa il tuo pensiero. C'è un dato statistico che Ivan mi ha anticipato, il fatto che comunque i minutaggi, insomma, raramente qualcuno gioca nel range tra i 25 e i 30, al netto della gestione del coach, che è veramente, come diceva giustamente Ivan, gli faccio coro, è fantastica per come poi i ragazzi stanno bene insieme, insomma, davvero mantenere questa orchestra intonata. Può essere quel micro vantaggio, ti chiedo, in un campionato tremendo, ne parleremo anche qui con Alberto, vi può dare quel micro vantaggio in più, ti chiedo Marco, cioè appunto recuperare anche leggermente prima, non avere giocatori che si spremono tantissimo, insomma, per parlare chiaro. Marco. Ma lo sarà sicuramente. Io innanzitutto mi associo a ciò che ha detto Ivan sul fatto della difficoltà di dover giocare in una squadra così profonda. Io avrei fatto fatica anche come ha detto lui, perché sai, quando giochi tanto c'hai la sicurezza, la tranquillità di stare in campo, è tutto più facile. Quando entri e devi dimostrare comunque in pochi minuti, risultato è quello che nell'arco della stagione secondo me dovremmo abituarci, i tifosi dovranno abituarci, ma noi siamo preparati a questo. Ci saranno ogni domenica, ci saranno, quello che dico io, ci saranno dei protagonisti in positivo diversi e altrettanto dei protagonisti in negativo diversi per quanto riguarda la prestazione offensiva, perché entrare in partita subito con pochi minuti a disposizione non è facile per nessuno. Però questo a noi non deve interessare, quello che interessa è che devono entrare in partita tutti a partire da dietro a livello difensivo. Poi offensivamente questa è una squadra che può trovare ogni domenica il giocatore che fa 20 punti e 10 rimbalzi o 5 assist, 6 assist. A noi interessa il risultato finale, il risultato di squadra e l'obiettivo che ci siamo prefissati. Quindi la prestazione del singolo fa piacere, ovviamente quando un giocatore nostro gioca in un determinato modo fa piacere sempre, però non ci deve preoccupare più di tanto. Questo è quello che voglio far capire. Noi abbiamo un obiettivo da raggiungere, per far sì che questo obiettivo arrivi abbiamo fatto la scelta di fare un roster lungo, competitivo,
dove ahimè è capitato l'infortunio di Alessio Donadoni, però riesce a sopperire bene. Sai, l'anno scorso era un po' più corta la squadra nelle rotazioni, quando avevi una domenica che mancava qualcuno andavi un po' più in ansia, no? Quest'anno è un po' diverso, soprattutto sarà un vantaggio, io credo che la rotazione così lunga sarà un vantaggio nella fase finale, che durante la stagione può capitare anche che ci sarà qualche muso lungo. Questa cosa l'abbiamo detta dall'inizio, l'abbiamo pensata e abbiamo parlato, però poi quando arrivi nel finale e hai una squadra così lunga, compatta, lì poi l'obiettivo nella testa dei giocatori c'è da mettere da parte qualcosa di personale a servizio della squadra ancora di più di quello che stanno già facendo durante l'anno, perché lì ti vedi l'obiettivo vicino ognuno rinuncia a qualcosa di personale. Quindi l'obiettivo è arrivare in fondo con un gruppo già collaudato e soprattutto un gruppo di persone che stanno bene insieme. Chiarissimo Marco, assolutamente chiarissimo. Tra l'altro chiudiamo questo primo blocco in perfetto timing, quindi chiamiamo il nostro primo time out, non cambiate canale, ci rivediamo tra pochissimo, sempre qui su Superbasket. No. Rieccoci di nuovo qui, bentornati a Superbasket, sempre in diretta sul canale 16, su Super J, anche sul nostro sito internet in streaming www.superj.it, operativo anche il nostro numero WhatsApp, ve lo ricordo, 392-4349-528. A proposito del nostro numero WhatsApp, sollecito adesso il buon Francesco Di Carlo in cabina di regia. Andiamo a leggere qualche messaggio perché già ne stanno arrivando tanti e ovviamente vi diciamo grazie, insomma, perché siete sempre in tanti a seguirci e a interagire con la nostra trasmissione. Il primo ovviamente non poteva essere il King, Alberto c'è sempre, il King c'è sempre, Alberto. Sempre. Alberto giustamente, Stefano non si dimentica, Alberto no, è il King in assoluto. Primo tifoso, il primo assolutamente... più presente tifoso di Roseto, senza dubbio. Senza ombra di dubbio. Un forte abbraccio all'amico Stefano che firma ogni puntata di Superbasket. Ancora altri messaggi, Francesco, mandiamoli pure in onda. Il sorriso di Serafini, patrimonio dell'UNESCO. Allora, saluti da Palazzo Chigi. Fabio, il buon Tala. Ah, Tala Monti, grande, grandissimo. Saluti da Palazzo Chigi, il famoso Palazzo Chigi. Che sta a Roseto, fantastico Fabio, sempre il numero uno. Allora, altri messaggi, Francesco. Allora, buonasera, voglio fare i complimenti a Chieti per la bella vittoria, squadra di giovani atleti, ma con un grande condottiero, coach Lardo, che è sicuramente un valore aggiunto, infatti lo dicevamo poco fa, un saluto ad Alberto, giocatore di talento e bravo ragazzo, complimenti sempre per la trasmissione. Ancora un altro, Francesco, così poi... Possiamo, com'era? È mio padre. È tuo padre? buona serata a tutti gli ospiti. Un saluto speciale al mio figlioccio Alberto, Aia, uno dei tantissimi giocatori che ho preparato, ma di diritto nella mia speciale top 10. Ti voglio bene, Albe, il prof. Il prof. Claudio Mazzaufo. Il maestro Yoda, Claudio Mazzaufo. Esatto, che infatti mi aveva anche detto insomma di salutarti e lo fa con il messaggio. Ancora un altro, Francesco, poi torniamo con i nostri ospiti, sempre per parlare appunto del momento di Roseto, ma anche di Chieti. Buonasera a tutti e forza Roseto, ma come mai nelle ultime due partite in casa ho visto spazi vuoti negli spalti? Franco da Pescara, ma rosetano doc. Vado un attimo da Marco. Marco, come si dice, quegli spazi sicuramente verranno riempiti, anche se insomma io seguo anche insomma le partite, le vedo non dal vivo, comunque il giorno dopo, ma il pubblico mi sembra bello caldo, vedendo anche insomma i video pubblicati sui social. L'entusiasmo c'è comunque, Marco, per questa squadra, perché è una squadra anche che è all'interno del territorio, del tessuto, del cuore dei tifosi. Marco. Certamente non possiamo pretendere di fare durante la stagione regolare i sold out che abbiamo fatto nei playoff, certo, l'anno scorso. Però voglio dire, in termini di presenze, credo che domenica c'erano 2200 persone, 2200 spettatori. Penso che in Serie B in pochi ce l'hanno e soprattutto io torno sempre all'inizio della passata stagione, dove eravamo
pochi amici sugli spalti, malgrado Roseto fosse una piazza di grandissima tradizione, di grandissimo pubblico da sempre, rispetto alle presenze di quest'anno erano veramente pochi amici, non c'era la curva così calorosa, la curva c'è stata calorosa dalla prima giornata di campionato, quindi voglio dire, c'è tanto entusiasmo, lo si percepisce e lo percepisce soprattutto la squadra, che è la cosa più importante. Assolutamente, vado anche da Federico in collegamento, insomma Fede, sul momento dei biancazzurri più che positivo, Roseto insomma non accenna a diminuire i giri del motore, Fede, si ha questa insomma sensazione anche guardando la squadra, soprattutto quando va in difficoltà, come diceva coach Gramenzi, poi c'è sempre qualcuno che si mette al servizio, quindi non è che si mette in proprio, però gioca per la squadra, soluzioni continue, insomma davvero continua questo ottimo momento in vista di un esame importante, quello di domani sera. Fede. Sì, non accenna ad abbassare i giri del motore e continua secondo me a stupire, non tanto per le vittorie quanto per le proporzioni delle vittorie, perché anche contro Sant'Antimo, contro una squadra che comunque se l'è giocata alla grande al Palamaggetti, che ha fatto una grandissima partita, ha tenuto botta per lunghi tratti fino alla fine del terzo periodo praticamente, Roseto alla fine va a vedere il punteggio vinto di 25, quindi se anche contro chi fa la partita della vita al Palamaggetti vinci con questi margini di distanza, vuol dire che davvero gira tutto alla grande. Gira tutto alla grande perché appunto la grande forza di questa squadra è quella di saper trovare, lo diciamo dall'inizio dell'anno ormai, di saper trovare protagonisti diversi ogni domenica. Il roster lungo può essere un'arma a doppio taglio, perché come dicevate voi, gestire 10 giocatori che sarebbero titolari inamovibili in tutte le altre squadre della categoria a volte può non essere semplice, ma poi ti dà quella marcia in più nel momento in cui c'è qualcuno con la serata storta, c'è sicuramente qualcun altro nel roster che sa metterci una pezza, qualcun altro che sa ergersi a protagonista, e ogni domenica stiamo vedendo dei protagonisti diversi, degli MVP diversi. Nelle ultime due partite è salito in cattedra Traini, che era stato un po' più nascosto invece nelle prime partite della stagione. Questo è il vero punto di forza di Roseto di quest'anno, una squadra lunga che sicuramente permetterà a coach Gramenzi anche di gestire le energie in un campionato che comunque sarà lungo e difficile, in cui Roseto deve arrivare nelle condizioni migliori, presumibilmente a giugno, maggio, giugno inoltrato, quindi anche questa gestione delle energie è fondamentale per raggiungere l'obiettivo stagionale. Tu hai detto giustamente, Fede, Traini, che in queste due partite, insomma nelle ultime partite MVP, giustamente Ivan che conferma, e a tal proposito poi andremo da Alberto qui in studio, ascoltiamo proprio le parole di Andrea Traini nel post partita e le commentiamo qui in studio, vediamo. Partiamo dal presupposto che loro comunque sono una buona squadra, sapevamo che non era facile, perché è vero che l'ottava vittoria di fila, 10 con la Supercoppa, però cioè, vi assicuro che giocarle le partite con queste è sempre difficile. Loro sono una squadra intensa, sono stati bravi loro a rimanere comunque sempre in partita, perché anche sul secondo quarto eravamo andati più 19 e sono tornati meno 8, quindi loro sono stati bravi. Forse abbiamo sbagliato qualche palla persa di troppo in maniera superficiale, e quindi loro poi hanno trovato fiducia in contropiede, hanno fatto dei canestri e quindi sono rientrati. Però diciamo dal più 5 poteva svoltare la partita a favore loro, invece siamo stati solidi e abbiamo dimostrato che ci meritiamo di essere primi e ci meritiamo la vittoria di oggi. Sono fortunato che gioco con dei compagni strepitosi che mi danno modo di essere libero, perché comunque sia sui canestri a tre che ho fatto, Zeccio mi ha fatto due blocchi super e quindi mi hanno aperto spazi. Poi un altro canestro che ho fatto dall'angolo, nel quarto è stato Dellos, che è stato altruista, me l'ha passata. Quindi sono fortunato perché gioco in una squadra dove c'è altruismo e dove ognuno fa qualcosa per l'altro. Quindi è merito loro, è merito del sistema di gioco di Franco che fa sì che ognuno è pericoloso in vari momenti della partita.
Allora, queste le parole di Andrea Traini, che a breve insomma le andremo a commentare con Alberto e Ivan qui in studio, però prima volevo tornare un attimo per l'ultima volta da Marco Verrini, che lo ricordiamo è a Montecatini in albergo, insomma, perché domani c'è questa partita importantissima, Marco, come aveva giustamente detto coach Gramenzi, facendo già un po' di preview per quanto riguarda il prossimo turno. Beh, domani sarà una partita interessante, per noi esterni sarà una partita bellissima, di fatto è il big match. Come state vivendo insomma questa vigilia? Che tipo di partita ti aspetti domani, Marco? Ah, una partita diversa da quella da quelle casalinghe a cui abbiamo abituato spesso il pubblico, perché ovviamente fuori casa è un po' più complicato, no? Soprattutto perché giochiamo con una delle dirette concorrenti per la vittoria, per la vittoria finale, quindi abbiamo già vinto con l'altra Montecatini, la Eros, poche settimane fa, e sicuramente veniamo qui per cercare di bissare nella città termale, no? Partita ostica, dura, tra l'altro io ho avuto anche modo di vederli domenica Iesi personalmente, hanno un'assenza importante nel roster, un giocatore che sposta tanto, che è Chiarini, lo straniero che è l'argentino che hanno giocato l'anno scorso. Sicuramente questo è un piccolo vantaggio per noi, deve essere un piccolo vantaggio da non, sicuramente da non rilassarci assolutamente, però deve essere un piccolo vantaggio. Massima determinazione come sempre, massima tranquillità, tranquillità di chi sta inanellando tante vittorie, e quindi sicuramente vincere aiuta a vincere, cercheremo di continuare la striscia positiva. Bene, io ringrazio di cuore il DS Biancazzurro Marco Verrigni per essere stato con noi, grazie Marco, avremo modo ovviamente di vederci qui in studio, un abbraccio e a presto. Certamente, grazie a voi, un saluto a tutti in studio, è sempre un piacere. Grazie a Marco Verrini per averci fatto compagnia, in bocca al lupo appunto ai biancazzurri per questo big match di domani. Alberto, tu che hai vissuto l'ambiente per due annate splendide, insomma 20-21 e 21-22, come stai vedendo insomma questa squadra, insomma una squadra che andrai anche ad affrontare? Oggettivamente vedi anche degli avversari che possono metterla in difficoltà quantomeno, Alberto, perché adesso non è tanto il discorso batterli, cioè non dico sono imbattibili, nessuno lo è, però ecco, a metterli in difficoltà, poi Roseto dà sempre quell'impressione di trovare appunto energie, torniamo sempre a quel discorso, per vincere le... Onestamente ad oggi non vedo una squadra così compatta, esperta, coperte in tutti i ruoli come sono loro. Magari su una partita singola sicuramente sì, puoi vincere, perché tutti quanti possono incappare in una giornata in cui non fai canestro, e quindi su una partita singola la vedo possibile come scenario. Se devo guardare un pochettino più in prospettiva campionato, playoff, sono veramente sì. In una serie di playoff dubito che qualcuno possa andare a vincere quattro partite, cioè in una serie a sette, di cui almeno una al Palamaggetti, con quella squadra là, quei giocatori, che poi tutti giocatori veramente fortissimi, che mi piacciono tantissimo. Traini non lo conosco personalmente, ma un grande giocatore, ci ho giocato contro tante volte, fortissimo. Ti ha sempre fatto un'ottima impressione. Tiberti, fortissimo. Pastore, c'ha un posto nel mio cuore, un esterno che prenderei in ogni squadra che faccio, per gli attributi che c'ha, la voglia, che la grinta, la garra che ci mette. L'allenatore è bravissimo, un pubblico incredibile, quindi in questo momento, se ti devo dire, vedo una squadra che li può mettere in difficoltà a lungo andare... Non lo so. È complicato, mi sbilancio, secondo me domani anche vincono di 15, cioè soprattutto senza Chiarini, almeno, non dico li rullano, però non li vedo preoccupati da questa trasferta. Io poi non so se c'è mai stata, dovremmo vedere come si dice, gli anni passati eccetera, e anche, che poi è un paradosso, anche presto, tra virgolette, Alberto, cioè non siamo insomma neanche a metà del girone d'andata, non so se ci sia mai stata negli ultimi decenni, adesso non dico di sempre, però una squadra veramente ti dava questa impressione che tu la guardi e dici ma punti deboli sinceramente al momento, non riesco a trovarne, cioè
oggettivamente? Oddio, se devo andare a memoria, l'unica che mi ricordo che dico forse quell'anno con quei giocatori là era ingiocabile era Montegranaro dell'annata 2014 forse, che noi okay. a Campli facemmo l'Espro, andammo in finale di B1. Poderosa Montegranaro o Sutor? Sutor Montegranaro, facemmo la finale di B1 contro okay. di loro, noi da super underdog andiamo lì, ma c'era un roster paesano, Gueye, Guarino, cioè dovunque ti giravi forse. E non vedevi uno che dici forse là possiamo avere un minimo vantaggio, ecco loro mi danno questa impressione. Chiaro. Broglia che in quegli anni sembrava Kevin Durant quando giocava, cioè, quindi... Roseto quest'anno la vedo molto 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 bene. Assolutamente. Allora, campionato di Serie A2 femminile, risultati e classifica, quindi a breve rimettiamo in partita nuovamente Lucrezia qui in studio. Risultati del campionato di A2 con la seconda vittoria consecutiva, la prima in trasferta delle Panthers. No, non state venendo male, è finita veramente così, 27-83, ma il merito è stato proprio di Lucrezia e compagne. Tutte le altre partite, insomma, le state vedendo anche voi. Di conseguenza vediamo come cambia la classifica, perché le Panthers adesso vanno, si affacciano insomma nella zona sinistra, vedete, della classifica, vanno a quota 4 insieme ovviamente a Vicenza, Trieste e Umbertide, poi appunto tutte le altre squadre, state vedendo anche voi il quadro completo col terzetto Ragusa, Mantova e Udine che in questo momento comanda a quota 10 punti. Insomma, stavamo dicendo, Lucrezia, se uno vede il punteggio dice ma che squadra si è incontrata, è ovvio che Vigarano è una squadra in difficoltà, però avete visto, ha vinto comunque una partita, è in fase di flessione nelle ultime giornate, poi adesso a breve andremo anche a vedere le immagini di Gianluca Braccilli su questa vittoria. Io dico sempre, brave voi nel renderla facile, perché come sanno Alberto e Ivan, insomma, chi gioca e chi ha giocato lo sa benissimo, non esistono partite facili, sicuramente che ti possono avvantaggiare, però devi essere sempre tu a mettere il match in discesa. Io direi ottimo l'approccio da squadra matura, nonostante l'età. Sì, devo dire che sicuramente noi non possiamo permetterci di sottovalutare assolutamente nessuna squadra. Partiamo comunque come una squadra molto giovane, affrontavamo una squadra estremamente giovane e l'approccio è stato direi dei migliori, perché abbiamo diciamo indirizzato la partita sui nostri binari, sul nostro ritmo dal primo minuto, e poi non abbiamo mai abbassato la guardia. Comunque alla fine abbiamo concesso al massimo 10 punti nel terzo quarto, 11 se non sbaglio, e quindi poi insomma la partita è stata abbastanza in discesa da quando abbiamo iniziato in quel modo lì. Abbiamo sicuramente alzato il ritmo fin dal primo minuto, cosa che secondo me dovremmo mantenere, essere brave a mantenere anche nelle prossime partite. Però questo deve essere l'inizio di una serie di partite improntate in questo modo. Lucrezia, è una squadra che ha ampissimo margine di crescita, ti chiedo, cioè, secondo me ne avete tanto ancora da esprimere. Sì, assolutamente sì. Sì, siamo giovani e ripeto, l'esperienza cestistica comunque c'è, va lavorata. Nessuna di noi è indispensabile, siamo tutte necessarie, e come facciamo, possiamo fare un minimo paragone diciamo con la pallacanestro Roseto, ecco, forse anche noi abbiamo quell'effetto sorpresa del non sapere chi sarà la protagonista, ci siamo alternate molto bene da questo punto di vista, c'è chi si occupa della parte difensiva, c'è chi si occupa della parte del lavoro sporco, c'è chi si occupa della parte offensiva, ma tutte insieme riusciamo secondo me in un'ottima performance poi alla fine, e dovremmo essere brave a mantenere esattamente questa pericolosità, ecco, del non essere, che nessuna di noi può essere trascurata. Ivan, tu che commenti insieme all'amico Luca Maggitti proprio le partite, quindi segui anche da vicino il campionato, mi allaccio a quanto diceva poco fa, quanto si è detto poco fa, cioè sul discorso proprio dell'interscambiabilità, è una squadra che oggettivamente mira a non farti, insomma, a disorientarti in un certo senso, non hai quella che ti fa diciamo 20 punti a partita, ma hai chi si occupa appunto della difesa. Io per esempio metto un dato, Luca Antoni che non segna tantissimo, ma di plus minus o plus minus che dir si voglia, aveva 35-37, adesso togliamo il fatto che Vigarano aveva appunto una squadra in difficoltà, però poi ripeto, brave loro a partire bene, non è che
ha fatto per dire 30 punti, ma fa assist, quindi c'è chi dirige, chi segna da tre, chi fa, diciamo, lavoro sporco, eccetera. Se poi tutti i tasselli vanno nell'ordine giusto, questa è una squadra che veramente può dar fastidio a tutti, secondo me, e lo ha già dimostrato anche nelle prime sconfitte, dal mio punto di vista. Guarda che è un piacere per me, insieme a Luca Maggitti, commentare le partite di queste ragazze. L'anno scorso c'era una squadra super, per cui abbiamo vissuto, mi pare, 13 o 18 vittorie di seguito, quindi è stato un periodo fantastico. Poi dopo le ragazze purtroppo si infortunarono, da quel momento in poi non hanno più recuperato e la squadra ha scemato, ha perso. Quella di quest'anno è una squadra molto molto giovane, molto simpatica, molto bella da vedere. Sono delle ragazze che, come diceva giustamente, si interscambiano senza problemi. Non c'è mai la leader che poi, ma normalmente io pensavo di vederla a Sorrentino sul top della partita, poi invece viene superata anche dalle altre, per cui partono tutti quanti alla stessa maniera. Certo. Diciamo. È una squadra abbastanza lunga perché, appunto, essendo intercambiabili, l'allenatore è uno che evidentemente ha costruito, sta costruendo, ha avuto coraggio anche di fare questi cambiamenti enormi, crede in molte queste ragazze. Parlando della Luca Antonio, io penso e credo che fra non molto la vedremo esplodere, nel senso che fisicamente è molto dotata, all'età ancora molto molto giovane, certo. però gioca molto per la squadra, quindi quando comincerà a essere magari leggermente più egoista, siccome fisicamente è anche abbastanza forte nel ruolo in cui gioca, perché se non vado errato nei giochi play e sì, guardia, sì, una playmaker, ma esatto, molto alta, per, molto alta per strutturalmente, sì, che probabilmente più una guardia ala. E prima o poi diventerà anche lei, prenderà più dimestichezza e anche lei esploderà. Sono molto contento di vedere, appunto, queste ragazze, perché le prime tre partite di campionato che hanno perso l'hanno perse solamente all'ultimo quarto, perché per tre quarti della partita sono state sempre lì, erano lì che potevano vincere tranquillamente. Le ultime due gare evidentemente le stanno vincendo, le hanno vinte molto molto bene. Adesso vediamo domenica, io sono molto ottimista e sono contento per loro, perché poi meriterebbero che i rossetani le seguissero di più, perché sono veramente anche spettacolari da vedere. Assolutamente. Allora vediamo ancora altri messaggi, Francesco in cabina di regia, quindi mandiamo pure in onda 392-43-49-528 il nostro numero. Ci state scrivendo in tanti, quindi insomma leggiamo il nostro pubblico. Lorenzo Semitico, questa sarà mia madre forse, Alberto, non lo so, quindi se prima ti ha scritto tuo padre, grazie, troppo gentili. Andiamo avanti, scriveteci sul basket, non su di me. Un'esclusiva per Super J, paparazzi della nonna Aia che va in giro a regalare le Rossana. Saluti dalla tua nipotina, eccola qui, questa è Lucrezia, versione nonna, nel vero senso della parola, la notte di Halloween. Lucrezia, avete fatto queste mattità, come si dice, insomma, questa mattità, come si dice da noi, però bello anche qui, no? Poi Alberto pure mi ha raccontato a microfoni spenti, insomma, un altro fatto sul discorso extracampo, lo stare insieme, condividere anche queste cose, secondo me aiutano tantissimo. Ma lo so che poi ci sono gli schemi, i video, preparazioni, però se non si sta bene insieme, secondo me è tutto un po' più difficile. No, assolutamente, diciamo che avere una squadra anche così giovane aiuta molto, diciamo, allo svago, e è stata proposta quest'idea, poi siamo riuscite con molto piacere a coinvolgere anche le ragazzine più giovani del settore giovanile. Certo. Quindi ci siamo trovate con loro, insomma, le abbiamo accompagnate, diciamo che abbiamo trovato questa scusa nell'accompagnarle a fare dolcetto scherzetto, ci siamo probabilmente divertite molto di più noi. Immagino. Però ecco, sì, sicuramente fa tanto anche lavorare sul gruppo fuori dal campo. Alberto, tra l'altro, appunto, stiamo rivedendo questa bellissima, bellissima foto, appunto mi ha raccontato anche del coach che ha fatto un gesto bellissimo nei vostri confronti, inedito tra virgolette, ma che in realtà, appunto, è stare semplicemente insieme. Mi veniva da pensare a quanto stavamo dicendo poco fa, davvero, io non dico è una cosa che in automatico ti fa vincere, non sto dicendo questo, però avere un gruppo fa, cioè anche svagarsi, avere questo tipo di distrazioni, le chiamo io, può fare, Alberto, anche in un campionato come questo? Sicuramente stare bene fuori dal campo è una cosa che aiuta poi a stare bene anche in palestra e dentro al campo, e secondo me
il ruolo del direttore sportivo è il più difficile in assoluto, proprio per questo, perché quando vai a assemblare una squadra non devi assemblare soltanto le caratteristiche dei giocatori, ma devi assemblare i caratteri di persone che tu vedi alla televisione, magari pregi e difetti di ognuno, poi. Ma pregi e difetti personali, cioè proprio umani delle persone, perché magari uno è più musone, uno è più, e non è mai una scienza esatta, è difficilissimo, quindi io veramente ho grande stima di chi riesce a farlo con risultati, ed è difficilissimo. Fortunatamente anche noi viviamo un ambiente quest'anno nel quale si va in palestra veramente volentieri. Merito del coach, merito di chi ha fatto la squadra, merito anche nostro, che onestamente ci impegniamo assolutamente per far sì che la situazione rimanga tale, però è assolutamente sì un motivo di vanto stare in una squadra in cui si sta tutti quanti bene insieme dentro e fuori dal campo. Si è sempre esseri umani praticamente, Alberto, quindi insomma sì, bisogna convivere e poi cercare di far convivere personalità differenti. Noi diciamo siamo personaggi pubblici nel nostro piccolo, ma è la stessa cosa anche a livelli molto più alti. Quando vediamo partite di Eurolega ti sembra di vedere dei super uomini che giocano, invece sono ragazzi di 25-26 anni che hanno delle dinamiche normalissime probabilmente, cose delle quali spesso magari non ci si cura, si fa poco riferimento a un aspetto che secondo me è fondamentale, cioè come ti dicevo prima il capitale umano è preponderante, cioè la prima cosa, in una gestione di una squadra. Hai detto, a me piace chiamarla ancora Coppa dei Campioni, pensa tu, guarda, adesso Ivan sicuramente sorride, no, ma per dire, quest'anno il tuo campionato, ritmi forsennati, Pastore che era stato qui ospite ha detto io preferisco la settimana classica, domenica si gioca e l'altra domenica si gioca. Cioè, insomma, si gioca tanto, lo preferisci, è più stancante, sicuramente ti logora di più, secondo me il discorso logistico forse è la parte più pesante, però questa formula ti è piaciuta oppure no? Allora, ti piace giocare di più o meno? Assolutamente, la parte più stressante sono i viaggi, il discorso logistico, come hai detto benissimo tu, però io onestamente che sono un animale da competizione preferisco giocare, cioè la partita è il momento in cui uno si diverte di più. Sì. L'allenamento, sì, è bellissimo, 5 contro 0, stai con i tuoi compagni, però poi c'è la botta d'adrenalina che ti arriva quando c'è la domenica la partita o il mercoledì che sia, quindi onestamente il giocare tanto non lo vedo tanto come un problema. Ecco, se fosse affiancato da una logistica all'altezza sarebbe bellissimo, cioè giochiamo ogni 3 giorni, va benissimo, purché poi ci siano delle strutture adeguate a questo tipo di formula. Chiaro. Poi c'è il nostro campionato, è come dicevamo prima, veramente la Corea del Nord, tutte squadre fortissime, tutte che vogliono vincere, tutte che vanno a 300 all'ora, ogni trasferta è Toscana, è Campania, cioè bisogna anche viaggiare parecchio, però devo dire che il giocare una volta ogni 3 giorni è la parte meno fastidiosa, meno dolorosa di tutto questo. Assolutamente. Allora leggiamo 2 messaggi, Francesco, poi chiamiamo il nostro secondo time out, visto che siamo anche qui in perfetto tempo, quindi 2 messaggi e poi la terza e ultima parte di questa settima puntata. Vediamo, buonasera Riccardo, tifoso delle Panthers, che saluta con stima e rispetto Lucrezia Coser, molto contento appunto dell'ottima vittoria ottenuta contro Vigarano, sempre forza Panthers. Un saluto a Riccardo, anche lui firma ogni puntata di Superbasket. Un altro messaggio, Francesco, e poi secondo tema out. Buonasera Lorenzo, la foto allegata non è un fotomontaggio, sei proprio tu in carne e ossa, incredibile ma vero, che abbracci Valeria a Vigarano, dove nonna Lucrezia e le Panthers hanno dominato la gara, e domani speriamo nel colpaccio di Roseto a Pistoia contro Montecatini. Un abbraccio grande da Valeria Pappalardo e Massimiliano Torregrossa, che sì, ho incontrato personalmente a Vigarano, ecco, lo sapevo, paparazzato in pieno, quindi un saluto fortissimo, un abbraccio fortissimo sia a Massimiliano che Valeria. Allora, da questa bellissima foto poi ripartiremo per la nostra terza e ultima parte, quindi secondo time out, ci rivediamo tra pochissimo, sempre qui su Superbasket. Rieccoci di nuovo qui, bentornati a Superbasket, terza e ultima parte della settima puntata della nostra settima stagione. Allora,
Vediamo ancora se ci sono altri messaggi sul nostro numero WhatsApp, poi a breve andremo a fare una panoramica anche sugli altri campionati, B2 in particolare, abbiamo altri contributi, ma anche Serie A di basket in carrozzina. Complimenti per il ritmo della trasmissione e per gli ospiti sempre competenti. Aridaie, Lorenzo sei un figo, ma non me li dovete fare a me i complimenti. A parte gli scherzi, è stato bellissimo vedere le ragazze delle Panthers andare con le piccole panterine, quello che stava dicendo poco fa Lucrezia, a fare dolcetto scherzetto nel pomeriggio di Halloween. Meno bello è vedere le bambine allenarsi all'aperto a novembre oppure in 40 divise in due metà campo, tutto questo perché non hanno gli impianti. Poi si vedono però 8 maschiette allenarsi al palazzetto, tutti hanno diritto di allenarsi, ma non esiste equità per le Panthers. Il sindaco e l'assessore allo sport non si prendono impegni per queste bambine, un settore giovanile con più di 120 ragazze completamente ignorato dalle istituzioni. Delusioni e sdegno incredibile, forza Panthers, questa è la partita più importante. Una mamma incazzata, PS ne siamo tante. Ragazzi, che dire, Ivan, qua verrebbe da dire amen. Qui sarebbe da dire amen. Nel senso che è un peccato, discorso, guarda. Attenzione, facendo una premessa, che tutti hanno diritto ovviamente, cioè qua non è che facciamo due pesi e due misure, però è anche vero che io l'ho notata un po' questa cosa, Alberto, Lucrezia, che hanno vissuto anche, vivono il Palamaggetti, oggettivamente c'è molto molto caos, nel senso a livello di impiantistica è un disastro. Poi io sono un esterno, non mi addentro troppo nelle dinamiche, però su questo sono d'accordo, cioè tutti devono avere comunque uno spazio, Ivan, per allenarsi. Ma sicuramente deve essere suddiviso, forse meglio. Certo che ci sono tante squadre a Roseto, anche di buon livello. La carenza degli impianti è un po' una cosa comune in tutta Italia, specialmente nei centri piccoli. Come si può sopperire? Ma io vedo che anche la Roseto Academy stava dicendo che volevano prendere un campo, volevano prendere esatto. un campo per i fatti loro, eccetera, ma per il momento non sono ancora riusciti. Sono veramente tanti tanti ragazzi che fanno attività, questo è molto bello, però poi dopo che rimangono a piedi non è giusto assolutamente, anche perché tutte hanno gli stessi diritti e tutti quanti dovrebbero avere le stesse opportunità. Contando bene, anche che poi Roseto, insomma lo chiederemo a breve anche a Lu, è una città che vive di basket, vive veramente, di basket. Cioè io direi, tra virgolette, con tutto il rispetto, per esempio c'è il nuoto che va anche molto bene, c'è il calcio, c'è il volley, però il basket a Roseto, cioè sì, oggettivamente sì. dare sì, sì. impianti al basket dovrebbe essere naturale a Roseto, insomma. Beh, certo, ma facile a dirsi, è facile a dirsi, bravo. Mi rendo conto. Se mi dicono che la D'Annunzio non è più agibile, adesso probabilmente stanno costruendo questa nuova palestra di fianco, ma ci vorrà ancora almeno un paio d'anni prima che questa venga fuori. Col PNR hanno fatto la nuova scuola. Cioè. Che dire, o emigri, o vai verso Pineto, o vai verso Giulianova, se no è irrisolvibile al momento la cosa. A meno che tu non trovi uno spazio, poi metti un pallone dove poter fare giocare questa squadra, ma è un costo, tutto quanto poi è un investimento notevole. Certo. È un vero peccato, guarda, è una cosa. Io spero che si risolva perché, ripeto, da esterno effettivamente vedo una. Cioè, è come se metti davvero, Lucrezia, 50 persone in un, come dire, tutte così appiccicate dentro una stanza e oggettivamente si crea un po' questo caos. Il lato bello della questione, te che vieni da fuori, com'è anche vivere, me lo dicevi poco fa, insomma una città che Alberto stesso ha vissuto per due annate splendide, insomma una città che respira basket ogni giorno, Lucrezia, ti dà anche quello stimolo in più, quell'energia in più anche in campo, ti chiedo. Ah, assolutamente sì, a partire dal pubblico che comunque è presente. Io ho vissuto in realtà della pallacanestro ambivalenti, diciamo, certo. Ho vissuto sia la pallacanestro super seguita, sto parlando chiaramente di quella femminile, che la pallacanestro, diciamo, tra virgolette ignorata, se vogliamo. E quindi sicuramente arrivare in un palazzetto e vedere la gente che viene a tifare è sempre positivo e ti dà una carica diversa. La tristezza, se vogliamo, di questa cosa è che ovviamente abbiamo delle ragazzine, ne abbiamo tante, e non è scontato, perché bisogna dire assolutamente che non è scontato no. avere certo. un settore giovanile così ampio. E il peccato è proprio, noi siamo andate a trovarle, siamo andate in un campetto all'aperto, che sì, bellissimo, perché io sarei la prima a voler fare allenamento. Però adesso inizia a far freddo. Però ecco, forse a novembre diciamo che un po' complicato. Sì, che è un po' complicato.
Assolutamente. Anche perché facile già portare via da pallavolo, come tu sai benissimo, che certo. Ha acquistato molto, molto entusiasmo. Sì, soprattutto adesso il volley va giustamente forte. Noi abbiamo delle ragazze veramente brave, abbiamo questo settore giovanile, veramente sono 120 ragazze, veramente interessante, che non è poco per una situazione come Rosario. Bisogna trovare assolutamente una soluzione, perché è un vero peccato, dai. Sì, anche perché gli investimenti sugli impianti non sarebbero buttati, diciamo, sarebbero super sfruttati dai numeri che ci sono. E la cosa ancora più bella, secondo me, è che, come per la maschile, vedere i ragazzini che entrano in palestra e che poi ci sono anche le partite della senior, e vedere, diciamo, lo sbocco futuro che un ragazzino può avere, il suo futuro in campo con i giocatori più grandi, è uguale, identico a quello delle ragazzine. Quindi chiaramente bambine di 6, 7, 8 anni che hanno la fortuna, perché anche questa è una fortuna, di avere una squadra senior da prendere come esempio. Sì. È un peccato che questo, insomma, che non abbiano lo spazio necessario per crescere. Tu che hai girato, scusami, come hai trovato gli altri ambienti, le altre città, le altre realtà? Beh, sei stata anche in società poi, insomma, importanti anche sotto l'aspetto impiantistico, se non sbaglio. Sì, sicuramente. Verona ha un ottimo impianto e sicuramente hanno una palestra in gestione, quindi è sicuramente facilitato l'accesso. Io dicevo la fortuna nell'avere un settore giovanile, perché non è scontato, ci sono tantissime società in tutta Italia che hanno la squadra senior ma non hanno le giovanili, non hanno numeri sufficienti per creare delle squadre, magari ci sono delle bambine che vorrebbero iniziare ma i numeri non sono sufficienti, e quindi secondo me è veramente un peccato perdere questa opportunità di far crescere delle piccole cestiste per poi farle diventare la nuova base e le nuove Panthers. È il futuro, praticamente. La nuova linfa, figlie di giocatrici, eccetera, che giustamente poi meritano. È un vero peccato, guarda. Staremo a vedere, poi noi diamo spazio, quindi io vi ringrazio anche per, insomma, quando mandate questi messaggi, insomma, noi cerchiamo di rendere pubblici, nel nostro piccolo, di sollecitare, insomma, chi poi può fare queste cose, insomma, in atto pratico. Leggiamo ancora altri messaggi, poi passiamo velocemente al campionato di B interregionale, anche ai prossimi turni, quindi andremo poi a concludere questa puntata. Andiamo pure, Francesco, domanda per la nonna: come ci si sente ad avere tantissime bellissime e simpaticissime, ma ne sono tanti, cioè, sono arrivati, tu eri preoccupata. Allora, Lucrezia, siccome il tempo è tiranno, ti chiedo estrema sintesi, com'è? No, bellissimo, è bello. Ci troviamo bene. Nipotine tantissime, quindi bene nipotine così. Nipotine tantissime, oniri e onori, perché esatto. Sicuramente la difficoltà... Devi crescerle e guidarle. Un po' sì, dai, però impariamo a vicenda. Assolutamente. Ci diamo una mano. Assolutamente. Allora, campionato di B interregionale, velocissimo, Francesco, a breve vado a sollecitare anche Federico in collegamento, poi torno con Alberto e Lucrezia qui in studio per i prossimi turni. Questa è la situazione nel girone che seguiamo nello specifico. Importante la vittoria della Roseto 2020, sentiremo tra pochissimo coach Castorina, mentre la Teramo Aspicchi che perde lo scontro diretto, poi usiamo scontro diretto, ma in realtà questo è un girone veramente molto difficile, perché non è che ci sono squadre scarse, insomma, per usare un linguaggio chiaro. La TASP è la squadra più giovane, però l'Olimpia Castello, che insomma si diceva uno scontro diretto, però poi insomma una signora squadra, 78-90. Vediamo la classifica, che comincia a migliorare per la Roseto 2020, che sale a quota 6 punti, Teramo Aspicchi invece ferma a quota 2. Allora, prima di andare da Federico, chiederò un flash sia a lui che a Ivan sulla TASP. Andiamo ad ascoltare proprio le dichiarazioni rapide di coach Simone Stirpe, anche perché sabato c'è il derby. Quindi sentiamo coach Stirpe e poi torniamo qui in studio. Il rammarico è su come l'abbiamo approcciata, evidentemente non abbiamo capito l'importanza di questa partita, perché giocavamo contro una squadra che aveva 4 punti, noi ne avevamo 2, quindi avremmo ripresi una squadra comunque che di questo girone, se vuoi provare a fare qualcosa, sono le partite che in casa devi vincere. Quindi se non sono riuscito a trasmettere l'importanza di questa partita alla squadra, me ne scuso, perché la responsabilità è mia. E il primo quarto denota che non avevamo capito forse che tipo di partita era. Noi siamo una squadra che non può stare a pensare alle sconfitte, perché sennò passeremmo tutto il tempo a pensare.
E allora noi siamo una squadra che oggi deve comunque avere la forza e avere l'attitudine di resettare, di trovarsi in palestra martedì, di continuare a lavorare, di continuare a migliorare. Forse il fatto che ci sia il derby alle porte è anche una cosa positiva, perché magari ti riattiva prima, ti fa concentrare prima, ti dà motivazioni prima. Certo, non sarà un'altra partita semplice, sia per la caratura appunto della squadra, sia appunto perché è un derby, ma noi tutte le partite valgono due punti al di là di chi è l'avversario. Allora, queste le dichiarazioni di coach Simone Stirpe, intervistato dall'amico e collega Paolo Marini al termine di questa partita. Fede, insomma, una sconfitta pesante, più che altro perché spesso si è detto, insomma, che la TASP alcune partite, non dico non le avrebbe mai vinte, però insomma delle partite oggettivamente molto più difficili da vincere, questa in teoria non lo era. Dico in teoria perché poi alla fine è un girone che, insomma, lo abbiamo visto, è molto difficile fare un pronostico, però vista anche la prestazione contro Matelica, giocavano in casa, insomma Castello ha fatto una prestazione soprattutto da tre punti importante, Fede, però ecco, dispiace perché si può parlare un po' di una, insomma, una vittoria alla portata sfumata praticamente per i biancorossi. Fede. Un attimo che non abbiamo il ritorno audio in studio, quindi non sento Federico in studio. Adesso sì, Fede, vai pure. Ok, sì, dicevo che quasi tutte le domeniche, diciamo, questa non era la partita da vincere per la TASP, perché chiaramente la caratura degli avversari spesso e volentieri rende quasi impossibile ottenere due punti per Teramo, invece stavolta era la partita da vincere, era la partita contro uno dei pochi avversari alla portata, tra le mura amiche, che ti avrebbe permesso anche di prendere una squadra in classifica, andare a pari punti con Castello a quota 4, invece questa è un'occasione persa, perché era uno dei pochi scontri diretti che si può giocare Teramo, ha approcciato male la partita, ha trovato di fronte a sé un avversario probabilmente anche migliore di quello che ci aspettava, che ha giocato una partita con il giusto atteggiamento, con la giusta intensità, tirando con oltre il 50% da tre punti, e questo rende tutto più difficile. Chiaramente quando una squadra fa 90 punti in trasferta, vincere chiaramente diventa complicato, però purtroppo è un'occasione persa, mentre tutte le altre domeniche magari ci si può soffermare di più sull'atteggiamento della squadra, sulla prestazione. Stavolta purtroppo si doveva dare più importanza al risultato della prestazione, è una sconfitta pesante. Con il derby alle porte sicuramente può dare una carica in più, però in questo momento vedo il derby di Roseto abbastanza complicata come partita, perché di fronte avrei una squadra in netta ripresa, con un corrallo in più del motore che sicuramente fa tanta differenza e che deve fare punti per continuare a rincorrere le squadre davanti. Quindi per la TASP mi aspetto un derby davvero complicato. Ivan, un flash sui biancorossi, insomma, in base a quanto ha detto Federico, è una squadra giovane, quindi ha bisogno anche del tempo, però davvero peccato. Poi bravi anche, insomma, Castello ha fatto davvero il 50 e passa per cento da tre. Diciamo che lo sapevamo già all'inizio del campionato che sarebbe stata un'annata molto molto difficile. Questa è una squadra completamente appunto di ragazzi giovani, che deve essere costruita, che come diciamo le Panthers è stata all'inizio, sono partite piano, poi stanno crescendo. Certo. Speriamo, coach Stirpe è un allenatore di categoria, è uno che non molla mai, è uno che sta sempre sul pezzo. Io penso che poi alla fine qualche risultato verrà. Adesso domenica purtroppo il derby è sempre un derby, quindi non è mai scontato, però le 20-20 in questo momento sono fortemente in crescita, quindi sarà una partita particolarmente difficile secondo me. Non sarà questa a cui pensare, ma è meglio giocarla senz'altro, però pensare a quelle che verranno dopo, dove cercheremo di spuntare qualche punto, qualche risultato positivo, perché sarebbe un vero peccato per Teramo concludere o giocare, fare un campionato così di bassissima classifica. Che dire, speriamo bene. Certo che la città di Teramo non sta aiutando minimamente questa società, purtroppo questo mi duole anche dirlo,
bisognerebbe magari che la gente partecipasse più, dice non vince la gente non viene, ma tu cominci a venire, poi magari riesci anche a vincere qualche partita. Assolutamente, allora c'è il derby, quindi sentiamo anche coach Castorina, perché la Roseto 2020 ha vinto questa partita contro Bramante e anche lì non era semplice, quindi ascoltiamo appunto le impressioni del coach alla vigilia, insomma nella settimana che porterà di fatto al derby, sentiamo. Secondo me la chiave della vittoria è da ricercare nella qualità della difesa, soprattutto dei primi due quarti, quando siamo riusciti a tenere molto bene le situazioni di uno contro uno e quando siamo entrati nelle collaborazioni difensive, i ragazzi si sono aiutati. Questo ci ha permesso di giocare anche con più serenità in attacco, prendendo subito un break a nostro favore sull'11-0 e tenendo questo vantaggio praticamente per tutto l'incontro, anzi nel terzo quarto dilatandolo fino al +20. Quindi una gara sicuramente positiva sui due lati del campo, anche se ci sono ancora delle situazioni in cui potremmo essere più cinici e chiudere la partita e invece sprechiamo, ed è lì che dobbiamo sicuramente anche migliorare. Adesso in questa settimana che ci separa dal derby cercheremo di inserire ancora di più nel nostro sistema Diego Corral, sapendo poi di incontrare una squadra come la TASPA che ha assoluto bisogno di vincere, ma al di là del derby per noi questa è una partita molto importante per la classifica, perché vincere significherebbe scalare posizioni importanti in una classifica che al momento si presenta veramente molto corta. Sappiamo di incontrare una squadra come la TASPA che fa appunto della gioventù, dell'entusiasmo, dell'atletismo, dell'agonismo difensivo le loro armi migliori. Dovremo prepararci e ci prepareremo sicuramente al meglio, perché ripeto, per noi è una partita che vogliamo portare assolutamente a casa per risalire posizioni in classifica per noi importanti. Allora, buon derby ovviamente a tutte e due le squadre. Prima di andare a leggere i messaggi, perché ce ne sono tanti, io direi, con l'aiuto sempre di Francesco in regia, andiamo a vedere i prossimi turni, così coinvolgiamo i nostri ospiti qui in studio, partendo dal campionato di B1 che domani vedrà appunto, si giocheranno domani le partite. Questo tutto il quadro completo, state vedendo appunto i match che si andranno a disputare, con lo scontro tra Gema Montecatini e i biancazzurri di coach Gramenzi. Roseto sarà sicuramente questa una delle partite con principali, ma c'è anche l'altro scontro diretto, quello tra Irons Montecatini e Livorno. Chieti, Alberto che riceve Piombino, altra formazione secondo me particolare, secondo me siete anche molto, molto simili, diciamo, sotto il carattere in un certo senso, cioè squadre imprevedibili, sicuramente anche tornare a giocare in casa può dare quel micro vantaggio in più. Alberto, come vedi questa partita? Ma sicuramente una partita difficilissima, abbiamo studiato i nostri avversari. Piombino è una squadra che è molto arrembante, è una squadra che tende ad avere i ritmi alti un po' come vorremmo fare noi, quindi magari chi viene si può godere una partita divertente, sempre se dovesse venire qualcuno mercoledì alle 21 al palazzetto. Facciamo l'appello, allora . Vi vogliamo tutti al palazzetto domani sera. Ti voglio ospite fisso comunque, devi sempre stare qua. Però si prevede una bella partita, ritmi alti, due squadre che tentano di giocare sempre a viso aperto, quindi ci sono tutti i presupposti per una gara godibile. Assolutamente, dai, quindi appello ai tifosi chietini, domani sera ore 21 al Palatricalle per sostenerci. Benissimo, benissimo, un grande in bocca al lupo Alberto per questa partita. Campionato di A2 femminile, prossimo turno, le Panthers che tornano al Palamaggetti, domenica palla 2 alle ore 18, state vedendo qui tutto il quadro completo. Arriva Rovigo, squadra che fin qui, come bilancio, Lucrezia, una vinta e tre perse, ma non deve ovviamente trarre in inganno. Ti chiedo anche, anzi, sarà sicuramente, Lucrezia, credo, un test interessante dopo le prime tre partite contro squadre oggettivamente forti, se non fortissime, e dopo queste due vittorie, Rovigo credo che sia un test interessante anche per testare ancora di più il potenziale.
Assolutamente sì, Rovigo diciamo che può essere paragonabile a noi a livello di appunto tipo di gioco. Anche loro sono una squadra comunque abbastanza giovane, anche loro hanno rivoluzionato il roster, vengono da due risultati che sono simili a quelli che abbiamo fatto noi, perché esatto. Comunque hanno vinto di molto contro Vigarano e se la sono giocata fino alla fine contro Udine nell'ultima di campionato. E sicuramente vengono in casa nostra, quindi questa deve essere la nostra forza. E noi dal nostro canto dobbiamo sicuramente provare a ripetere la prova che abbiamo fatto a Vigarano, mantenendo lo stesso identico ritmo e portandola dalla nostra, sicuramente senza farci sopraffare da quella che è il loro modo di giocare. Anche qui insomma si prevede una bella partita, in bocca al lupo. Crepi. In bocca al lupo appunto per questo match. Allora, prima di dare, diciamo, di leggere i messaggi, di chiudere questa puntata, andiamo comunque alla Serie A con la Micacci Abruzzo, quindi che ha perso insomma l'ultima partita in casa al Palacastrum di basket in carrozzina ovviamente, e adesso avrà il derby contro il Santo Stefano. Noi andiamo ad ascoltare l'assistant coach Özcan Gemi, che è stato intervistato proprio al termine della partita, che analizza anche l'imminente derby contro il Santo Stefano. Vediamo appunto l'intervista e poi rientriamo qui in studio. Coach, arriva la prima sconfitta in campionato per la Micacci Abruzzo. Reggio Calabria ha fatto una partita importantissima, arrivava dalla bella vittoria in casa con Sassari, non ha mai mollato e nel finale possiamo dire che ha anche meritato. Sì, non hanno mai mollato, innanzitutto complimenti a loro, è stata una bella partita, abbiamo commesso tantissimi errori in difesa, ma anche idem in attacco, tante palle perse, seconde chance gli abbiamo dato ribasso in attacco, questo dove dobbiamo lavorare tantissimo, questo non ci voleva, abbiamo lasciato due punti importantissimi in casa, dobbiamo lavorare duramente, perché settimana prossima ci aspetta un derby, quindi comunque il campionato è lungo, continueremo a lavorare per migliorare, non dimentichiamo Eitan, è arrivato da 3 giorni, ha fatto solo 2 allenamenti con la squadra, sicuramente c'è da migliorare tanto, dobbiamo amalgamare bene la squadra, ci dispiace ovviamente aver lasciato 2 punti importantissimi questa partita. Poi c'è un'ultima battuta, forse Reggio Calabria ha avuto anche tanti punti da chi non vi aspettavate, uno su tutti Pincorn, perché ha messo 4 triple nel momento anche della rimonta. Ecco lì, soprattutto perché abbiamo detto durante i time out, ma anche prima della partita, tante volte ai nostri ragazzi di uscire senza aver paura, di prendere i blocchi, usciamo sui loro tiratori, perché sapevamo comunque sono bravi tiratori loro, quando iniziano a segnare dopo è difficile fermarli, non siamo riusciti lì a bloccarli, perché abbiamo veramente lasciato tanto spazio, abbiamo avuto paura di subire i blocchi e questo purtroppo ci ha impedito di uscire sui loro tiratori, dove loro hanno messo questi tiri importantissimi da 3, quando a un certo punto avevamo iniziato a pensare che la partita avevamo girato verso noi, purtroppo quelle triple ha riammesso in gareggiata Reggio Calabria e alla fine hanno avuto meglio su di noi, perché come ti ho detto prima tante palle perse e tante seconde chance, questo non ci voleva. Allora, rientriamo qui in studio, fase conclusiva di questa puntata, tanti messaggi da leggere, quindi adesso sollecito insomma Francesco di mandarli tranquillamente a treno, poi Francesco come sempre mi farà il cenno per quanto riguarda l'ultimo messaggio, andiamoli pure a leggere, grazie perché anche questa sera ci avete scritto in tantissimi, mi fate rivedere il fallo fischiato a Traini su quel tiro da 3, Franco da Pescara, Franco purtroppo non l'abbiamo, nel senso abbiamo soltanto gli highlights, quindi la clip in questo momento non c'è. Vediamo ancora i messaggi. Fenomenologia di Van Bisson parte 1, quando uno è talmente campione da essere l'uomo copertina degli anni 70 dell'Intrepido, Luca Maggitti, che sicuramente adesso allegherà la foto, eccola qua. Beh, Ivan alla grande, direi questo, 250 lire costava poi, fantastico. Fenomenologia di Van Bisson parte 2 nel 2019 al Teatro Marrucino con Beppe Marotta. Marotta, che ormai da decenni giustamente figura di riferimento del calcio italiano, iniziò da team manager nel Varese Calcio del presidente Ivan Bisson, che firmò la cessione di Anastasi alla Juve. Di che cosa dobbiamo parlare ancora? Giustamente, dice l'amico Luca. Beh,
con questo signore qua, Ivan, insomma, che in questo momento detta un po' legge. Grazie tra l'altro a Luca, veramente, che ci dà queste foto stupende, stupende. Parte terza. Ancora, l'amico Luca. Parte terza, nel 1976, battendo il Real Madrid in finale, che credo era quella foto lì, vincendo la Coppa dei Campioni, attuale Eurolega, dal 2015, Ivan è componente dell'Italia Basket Hall of Fame. Nonostante tutto questo, parla ancora con noi umili mortali, giustamente, dice Luca. Beh, che stile comunque prima, Ivan, io sono un grande fan del look soprattutto, cioè spettacolo. Ma Luca è grande amico. Ha offesi Achille Polonare, Alberto Serafini qualche stagione fa nelle giovanili del Teramo Basket. Aia, un caro saluto ad Albertone, Luca sempre che ci fa questi regali, queste sono delle perle. Che spettacolo, queste ragazzi. Che anno era poi questo, Albert? Credo 2010. 10-11, se non sbaglio, credo di sì. Sì, 2010-2011. 2010-2011, bellissima questa foto. Vi ricordo io, perché io pure vi ricordo. Caro Luca, ci fai uscire veramente le lacrime. Grande, grande. Luca Maggitti, un abbraccio fortissimo che ogni volta ci dà queste perle. La verità è che giocare quasi sempre infrasettimanali e sabati sera, più gli aumenti che ci sono stati in tribuna, non aiutano l'affluenza. Questo sul discorso di Roseto, ma quest'anno è davvero un palace dei vecchi tempi, uno spettacolo esserci. Questi appunto i tifosi biancazzurri sul discorso delle presenze. Serafichio del mio cuore, quindi arrivano altri messaggi. Questo so anche chi è, questo so anche lo chi sai? È. Sì, okay. Sì, questo è Pio. Ah, è Pio, sì, grande. Sì, è Pio, è il direttore sportivo di Roseto. Grandissimo Pio. Anna ed Eva ti vogliono bene, e quindi arrivano ancora altri, questi siano per te Lu sicuramente, esatto. Dal Trentino un abbraccio alla nostra nonna, ti vogliamo bene, tanti messaggi per Lucrezia, che spettacolo. Questi sono sicuramente invece i miei genitori. Questi sono i tuoi, esatto, appunto. Nonna Lu, stai attenta che se ti comporti male faccio un post sui social con la tua posa castoro, arrivano anche le minacce. Questa è Gianluca invece. Aia, aia. Allora, ecco, questa è una purtroppo è una brutta notizia, che tra l'altro ringrazio Fabio il Tala, che come sempre ci informa. In questo momento di grandissimo dolore, questo è un post di, lo state vedendo, mezz'ora fa, Stinks Mantova, che si stringono attorno a Adriano Negri e alla sua famiglia per la prematura perdita dell'amata figlia Alessia, che ovviamente qui state leggendo anche voi, i funerali che si terranno venerdì 8 novembre alle 14.30. Una brutta notizia che purtroppo siamo purtroppo costretti a dare, quindi davvero registriamo anche questo, ringraziando Fabio, che come sempre insomma mi informa e poi dà anche gli assist a Francesco in cabina di regia. Allora, dovremmo essere arrivati all'ultimo, Francesco, oppure abbiamo finito? Perché vedo sempre Francesco indaffarato, come si dice, il telefono che ribolle, Ivan, come si diceva prima nelle trasmissioni, sì, il nostro telefono infuocato. Infuocato. Questo è l'ultimo? Ancora un altro. Fin troppo diplomatico per un paladino oscuro, il signor Serafini. Questo non ho la più pallida idea di chissà, chi lo, chissà. Di chi lo possa... Oh, incredibile, comunque Alberto e Forza Aquila Trento, vabbè, questo ovviamente i tifosi che seguono Lucrezia, e poi Trento sta andando fortissimo. Non posso lamentarmi. Beh, direi, ragazzi, sono entusiasta. Fantastico, un campionato veramente spettacolare. Allora, grazie di cuore a voi perché ci avete scritto veramente in tantissimi, come sempre siete il motore di questa trasmissione. Io ringrazio e saluto Federico Di Domenico in collegamento. Ciao Fede, alla prossima. Grazie a te, un saluto a tutti, alla prossima. Grazie, grazie Fede, un abbraccio forte. Ringrazio Francesco Di Carlo in cabina di regia. Grazie ancora ad Alberto, Lucrezia, Ivan di cuore per essere stati qui con noi. Grazie ancora a voi che ci avete seguito e ci rivediamo come sempre martedì prossimo su Super J. Un forte abbraccio a tutti voi, buona serata e viva il basket sempre.